not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me. Questa immersione oggi nel bosco di Malabot, sperando che ci augura una bella manifestazione. La giornata è bellissima. Siamo al lavoro già da 2 ore. Vabbè, quello là è per il piacere di farlo, di organizzare il lavoro, non si conta, non viene messo in seconda parte, viene messo. Però ora vediamo questi bellissimi tratti veloci in discesa e ci avviamo verso il Vigo. Ci siamo a circa 30 km da 25 km di Galage, già siamo in mezzo del bosco, quindi vediamo da qui in poi si proseguirà a sinistra, noi ce ne andiamo a destra però. Allora Marco, stiamo ripulendo il percorso della Marathon. A che punto siamo? Proseguiamo a piedi per andare a fare altri interventi, perché con questa neve sono caduti molti alberi e quindi cerchiamo sempre di rendere il percorso in sicurezza. Andiamo ora a completare il tracciato della discesa di Roccella Valdemone e poi faremo il tratto del single track e del torrente Lico. Dunque siamo nella discesa che da Polverello arriva fino a Roccella Valdemone, che poi si metterà nel torrente Lecopiti con un grandioso single track di 4 km. Come vedete bene qua davanti il tempo quest'inverno ha fatto la sua, la discesa è molto tecnica, bisogna stare attenti a non farsi prendere dalla mano. La strada è molto dissestata. Molto, molto dissestata, come vedi i passaggi con la bici ci sono, però bisogna stare attenti a questi solchi che si sono creati. Comunque ci vuole tanta prudenza e grande forza nelle braccia. Stiamo segnalando il tutto, diciamo che non è una discesa che ti voglia all'improvviso, già dall'inizio sai che bisogna andare con cautela e non bisogna lasciarsi andare. Dopo circa 7 km di discesa si conclude la parte, diciamo, di discesa di Roccella Valdemone. E qui arriva proprio qui sull'asfalto. Iniziano le rampe dell'ultima salita della Megalite Marathon e le rampe sono abbastanza dure, sono salite del 18-17%, 20%. Il primo tratto è molto paesaggistico, siamo qua nel torrente Lecopiti e come vedete bene c'è anche la chiamata Rocca Lecopiti. E ora ci avviamo nel tratto dove finisce l'asfalto e inizia il vero percorso di mountain bike.
not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. Qui si attraversa il torrente Licopedi. Stiamo cercando di creare un passaggio per i bikers. There's not a single day that passes without you on